Ciao, sono Giovanna Mazzon, Vocal Essence Coach e fondatrice del metodo Vocal Essence. Se non sai cos'è Vocal Essence, ti lascio il link in descrizione in modo che tu possa andare a vedere i nostri corsi individuali o collettivi online. Oggi ti propongo un video reaction di Bruno Mars che mi avete chiesto voi. Ascoltiamo insieme Versace on the Floor in questa versione live del 2017. Ascoltiamola subito insieme. Let's take our time tonight, girl. Above us, all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are ever lost in. Qui abbiamo un suono prettamente nasalizzato, per lui è proprio una caratteristica, un modo di cantare, questo nasalizzare il suono è veramente estremamente tecnico come cantante, bravissimo, c'è un livello veramente alto tra ballo e canto. È veramente impressionante come si possa arrivare a questi livelli di preparazione di vocale ma anche corporea. E in questo caso lui ovviamente è fermo e canta con questa nasalizzazione importante. Volevo farvi notare anche questi espiri, queste espirazioni finali in alcune parti che servono proprio a rilassare il corpo e anche a ricomporre per la successiva frase, queste espirazioni importanti che lui fa alla fine della frase in alcuni momenti. E in un passaggino, in quello che abbiamo appena ascoltato, c'è appunto anche un piccolo grattatino, graffiato più che grattato, che lui inserisce per dare questo pathos ancora più importante di quello che sta cantando. Veramente lui ha una capacità di entrare subito nella dimensione esecutiva, nell'intenzione, in tutto quello che fa, è sempre completo, cioè muove tutto il corpo, ha un'azione, ne va una conseguenza corporea e questo lui ha ce l'ha insomma di suo in modo molto importante. Andiamo avanti. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. Ok, in questo caso sta cantando in mix, quindi è abbastanza evidente, si sente che il suono non è totalmente pieno, sempre con questa nasalizzazione. E poi una sua caratteristica è quella di spostare il collo e di cantare sempre con questa modalità, anche in questa posizione che noi chiamiamo Bregma, con questo mento leggermente alzato, dove aggancia in modo molto più orizzontale il suono e lo si vede benissimo in questo caso. Ruota leggermente il collo nella sua parte destra, leggermente, questo non influisce ovviamente nel suo cantato ed è probabilmente anche un ancoraggio che lui ha per cantare in questo modo. Vediamo come va avanti. Baby, let's just kiss till we're naked. Qui si vede, intanto ha fatto nella prima parte, ha fatto delle frasi che chiudevano in falsetto soffiato, se avete sentito, lasciava uscire dell'aria nella voce per la chiusura delle frasi. Mentre in questo caso è molto interessante vedere come utilizza la mandibola. Vorrei farvi rivedere il movimento della mandibola nel riff, come la fa scattare, e anche qui si vede molto bene come la apre ma al contempo la muove. E la tiene anche molto tonica come posizione. E vediamo. Questo scatto che ha nella mandibola è molto interessante, che fa questo movimento nel riff, in questo riff veloce. Allora, a parte la meravigliosa scenografia e come lui si muove, ovviamente che non, neanche da mettere in dubbio nella sua capacità e nella sua bellezza anche nel muoversi, però vediamo un piccolo dettaglio di come canta facendo questa nota di una dinamica leggermente più bassa, molto controllata, facendo questo movimento qui, che in realtà
lo abbina molto alla voce, a quello che sta facendo vocalmente. Provate a sentire come controlla perfettamente un suono di una dinamica leggermente più bassa, tendente al falsetto soffiato, con questo movimento delle mani. Quindi avete visto questo seguire con il braccio, questa espirazione, quindi questo far uscire il suono in modo molto morbido e continuo. E ricordatevi che comunque le mani, le braccia, il movimento del corpo accompagnano sempre la voce, soprattutto per professionisti come lui che devono ballare insieme al canto o anche per i performer di musical. Quindi riuscire a connettere una conseguenza vocale a uno spostamento corporeo o viceversa, è veramente una cosa da studiare ed è fondamentale. Spesso all'interno dei miei corsi facciamo questo tipo di lavoro proprio perché si lavora a 360 gradi e il corpo non può essere staccato dalla voce. Chi canta pensando solo che si lavora da qui in su, addirittura la respirazione e diciamo le tre parti principali, respirazione, laringe e risuonatori, taglia fuori un grande lavoro e una grande completezza nella voce. Tendenzialmente si lavora sempre a 360 gradi, perché proprio c'è bisogno di questo lavoro per arrivare ad un livello, per arrivare non tanto ad un livello professionale alto, ma tanto più a sentire se stessi ad un livello alto. Il nostro obiettivo è quello di connetterci con noi stessi. Quello che accade è sempre una conseguenza poi di quello che noi facciamo dentro di noi. While I kiss your neck and shoulders, no, don't be afraid to show it all. Qui possiamo rinotare come ruota da questa parte quando deve cantare molto più forte. È una sua caratteristica, probabilmente è un lato che gli dà più sicurezza nella presa proprio del suono. Mi è piaciuto tantissimo questo passaggio, che mi sembrava molto Stevie Wonder come tipologia di passaggio, con questo glissato portato su. Il glissato è una nota che da una nota più grave o anche più alta viene trascinata. Ecco, questo passaggio per me è stato veramente bellissimo. Bellissima la posizione del collo qui, eh. Cioè un passaggio indietro, posizione in bragma e tenuta ancoraggio proprio del collo. E poi scioglie, è sempre sciolto in questa performance e in tutte le performance che fa, però tonico. Avete visto che comunque non è mollo, ma è molto tonico, ma al contempo quando c'è da rilasciare la muscolatura per lasciare l'espirazione uscire insieme al suono, lo fa in modo automatico. Interessante anche questa gamba che ha alzato per andare verso il petto, perché anche questo movimento è studiato, comunque aiuta sia la performance, chiaramente, ma anche all'approccio proprio vocale, perché aiuta nel sostegno della voce in alcuni passaggi. Andiamo avanti. Tralasciamo la bellezza, veramente la sua capacità di ballare, anche se non sarebbe da tralasciare, ma spettacolare. Allora, qui è interessante una cosa che volevo farvi notare, a parte i coristi che sono spettacolari, tutto. Ovviamente non riusciamo a notare tutto perché sennò staremo qua altre 4 ore a parlarne, però visto che siamo concentrati su di lui, questa respirazione alta che lui ha fatto e poi
cioè molto toracica come respirazione in questo passaggio, però poi una bella tenuta. Non è una respirazione toracica che poi ha gravato sulla laringe o sulla pressione, ha lavorato in laterale. È molto energica, però in realtà lui non utilizza le spalle di per sé, ma utilizza molto il torace in apertura, molto importante. Bella questa cosa da vedere, perché comunque è anche energica ed è anche un recupero di respiro, probabilmente proprio da immagazzinare anche per le frasi successive o quelle precedenti. Anche i respiri vanno studiati all'interno di una canzone, questo è importante da sapere, proprio perché in base al tempo che si ha di respiro tra una frase e l'altra, si gestisce la nostra pressione interna e quello che ci serve per cantare. È uno studio che, diciamo, avviene e spesso è difficile da prendere, però in realtà più lo fa l'esperienza nel farlo. Il più lo fa l'esperienza nel farlo, nel senso che ci rendiamo conto che studiando molto respirazione, tecnica, eccetera, tutto questo lavoro avviene quasi in automatico, proprio perché ci rendiamo conto che ci serve più respirare lì di prima e la cosa diventa automatica, meccanica, insomma, ecco, come dovrebbe essere il respiro, quindi non troppo pensato, anzi, bisognerebbe proprio pensarlo durante la performance, proprio perché ci porta via attenzione all'interpretazione. Finiamo questo brano. Meravigliosa performance, anche qui alla fine ha ispirato in tutte e due le frasi finali, lasciando uscire in modo anche energico l'espirazione. Veramente una tecnica incredibile, un utilizzo del mix impressionante. Questo ragazzo veramente è talentuoso all'ennesima potenza, ma l'abbiamo visto già dai suoi primi esordi all'inizio con Grenade e anche prima. Sicuramente la sua carriera se l'è tutta meritata nel suo passaggio. Lui rimane sempre molto autentico e questa è una cosa che mi piace molto di lui, che anche nei lavori che sta facendo adesso, con una formazione in coppia con Anderson, che è meravigliosa, rimane sempre lui nella sua caratteristica, nel suo modo di essere. E questa sua purezza, per modo di dire, questa sua dimensione, sempre che lo identifica, lo esalta e lo porta in evoluzione, proprio perché comunque non continua a cambiare modalità di cantare, non continua a cambiare proprio modalità di espressione. Evolve nella voce, evolve nella performance, diventa sempre più potente da un punto di vista proprio di comunicazione. Però, come dire, mantiene una sua identità. È come se lui veramente avesse trovato la sua dimensione e la potesse evolvere negli anni. Quindi trovo veramente che Bruno Mars sia un grandissimo artista. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, lasciatemi anche dei commenti attraverso i social se volete o proponetemi altri video come questi. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi ora al mio canale YouTube e mi raccomando di attivare la campanella delle notifiche. Spero di vederti presto all'interno dei nostri corsi e ricorda, non vedo l'ora che tu scopra la voce del tuo successo. Ciao!